carissimi, un calorosissimo saluto come sempre dagli studi di Affordable Art Point, o se preferite Style Channel. Mi piace esordire così quest'oggi. Come si accede a Style Channel? Lo devo ricordare, poc'anzi mi hanno tirato le orecchie. Allora, basta entrare nel nostro sito che vedete in sovraimpressione www.affordableartpoint.com o se preferite arteaccessibile.it, nella home page andate a cliccare in quella strisciolina rossa che vedete con scritto streaming / tv, basta cliccare lì e voilà, vedete proprio anche la dicitura oltre di canale 78 di Style Channel, Style Channel Horler. Inoltre vi invito ad entrare appunto nel mondo di YouTube per vedere tutte le repliche delle interviste ai nostri artisti, come in questo caso siamo in diretta, ma tra qualche settimana potrete gustarvi la replica, oppure le varie rubriche Punti di Vista a cura della dottoressa Roberta Filippi, eccetera eccetera. Allora entriamo nel vivo, vado a salutare Carlo alla telecamera, Giulio alla regia e chiedo da subito scusa ai nostri gentili internauti, ma quest'oggi è giornata, mi è stato imposto di chiudere la chat, o meglio di non distrarre la mia graditissima ospite con domande e curiosità. Ci sarà tempo, ve la presento signori, qui per la primissima volta di fronte alle telecamere, alla mia sinistra, Susy Zucchi. Susy, piacere, mi ha dato il permesso di darti del tu, io sono felicissima di questo. Allora, un'artista molto elegante, è una signora elegantissima, non a caso tu arrivi da un passato di... Anche un presente. Anche un presente, quindi un passato... quanti anni allora? Decenni di... Sì, quanti anni? Quanti anni? Direi decenni di lavoro nell'abbigliamento. Nel campo, ecco, dell'abbigliamento, sì. Quindi della moda. Della moda. Figlia d'arte. Sì. Direi di sì, la mamma scriveva poesie. Poesie, ecco, appunto. E vedremo poi, a proposito di libri di poesie, è un artista a tutto tondo, Susy Zucchi, qui oggi in diretta con noi su Style Channel. Allora, Susy, come dico sempre, andiamo proprio a raccontare al grande pubblico che ci segue le tappe principali del tuo percorso artistico e, sottolineo, del tuo lungo percorso artistico. Ho cominciato molto presto perché ho respirato in casa la passione per la cultura, ma anche per l'arte e la poesia in particolare, senza quell'imbarazzo che magari poteva essere anche dovuto a quei tempi, come considerazione una persona, certo, che scriveva poesie poteva sembrare una cosa un po' stravagante. Io l'ho respirato con molta serenità. Molta naturalezza. Molta naturalezza, quindi mi è venuto facile, anzi direi quasi inevitabile, poi dedicarmi a questa cosa. Bene, e senti, nel tuo percorso artistico come pittrice, c'è stato un episodio, un aneddoto chiave che comunque ti ha portato ad arrivare a questo genere di arte? Sì. Amavo molto gli impressionisti, quel tipo di pittura. Non ho fatto scuole artistiche, per cui sono autodidatta completamente. E cercavo di dipingere usando i colori, secondo l'estro che mi veniva. Poi a un certo punto ho capito che non era il mio modo di esprimermi, ho detto, siccome li faccio per me, li faccio come sento. E ho cominciato a cambiare completamente. Ho usato più materiali vari, anche tessuti antichi con già un vissuto, sono quelli che preferisco, devo dire. A volte ho amiche che mi portano cose della nonna. Che vabbè, sanno, quindi per, sì, che diventano indumenti, sì, magari destinati a cestinarsi, che invece tramite le tue, sì, mani, sì, è bella questa cosa, si trasformano in opere d'arte, le rinobiliti, sì, in un certo senso. Sì, sì. No? Qualsiasi oggetto può essere nobilitato se viene interpretato, certo, con un'idea, insomma, alla base. E ho cominciato così, usando appunto vari materiali. Iniziato usando più colori,
Poi mi sono. È un periodo in cui riesco a dipingere solo in bianco. Solo in bianco. Ecco, allora, questa che hai portato qua in studio quest'oggi, che noi abbiamo scelto, è la tua ultima produzione. Sì. Allora, ecco, però è doveroso, e qui allerto Giulio alla regia, nel mostrare un'opera estrapolata dal nostro sito e quindi dal tuo negozio virtuale all'interno del sito di Affordable Art Point. Eccola qua, Susi, guarda, la vedi appunto nel teleschermo in avanti. Sì. Questa è una, la donna albero, e come ti dicevo quando ci siamo sentite prima di questa diretta, telefonicamente parlando, è stata una delle opere più cliccate, e quindi è doveroso da parte mia andare a soddisfare proprio la curiosità del pubblico, di tutti gli internauti che hanno cliccato appunto quest'opera. Susi, come, facciamo un passo indietro un attimo, quindi quest'opera qui, la donna albero, come è nata? Da cosa hai tratto spunto l'ispirazione? La donna albero è un concetto che è proprio radicato in me. Ecco, quindi una tematica, sì, che vai sempre, sì, a toccare. Perché la donna, secondo me, è un essere che ha le radici e i piedi ben piantati per terra. Sono d'accordo. Per forza di cose. Però l'unica cosa a cui può dare libertà, diciamo, sono i pensieri, quindi la chioma dell'albero. E questo paragone mi sembra molto calzante per quello che riguarda le donne, anche e soprattutto le donne, diciamo, del nostro tempo, così multitasking, occupate in varie attività e divise in tanti ruoli. In tanti ruoli. Ecco, e rimani su questa immagine, grazie Giulio. Quel rosso che vediamo. Il rosso è la passione. Quindi simboleggia la passione. Passione, sì. Allora, quest'opera che avete cliccato all'interno del nostro sito, vado proprio a leggere i riferimenti. Sappiate che è un'opera di 130 cm per 90 per 6. Donna albero, nel nostro codice, nel nostro sito, scusate, con il codice, con il numero 21, un'opera del 2009. Ecco Susi, ecco, quindi credo di aver soddisfatto, signori, le curiosità di tutti coloro che ci hanno posto domande in merito. Dicevamo, questa è una tematica, la donna da sempre un po' che troviamo presente nella tua sì, arte. Questo tipo di arte come si è evoluta nel tempo? Adesso dov'è che troviamo la donna in questa... Qui. Allora, andiamo subito nell'opera numero 3. Seguiamo proprio il filone indicato dalla nostra graditissima ospite. Quindi avete visto, da voi cliccata appunto da casa, alla donna albero, l'opera con il codice 21, e qui ritroviamo un proseguo, possiamo dire, Susi, sì, sì, sull'opera numero 3 a parete. Un'opera peraltro di dimensioni e... non indifferenti. Ti ricordi all'incirca le dimensioni di quest'opera, Susi? Penso sia 140 per 110. 110, ecco, non siamo precisi nelle misure perché noi la prima volta non diciamo che lasciamo questi dettagli tecnici alle nostre centraliniste che vado a salutare. Mi piace più farvi conoscere l'artista, in questo caso un artista molto elegante, Susi Zucchi. Allora Susi, dicevamo, il tema della donna che ritroviamo anche in quest'opera, dove, sì, perché? Allora qui vediamo intanto proprio... Intanto l'immagine è proprio un'immagine femminile, è tagliata, perché le donne spesso sono divise appunto non solo in ruoli ma anche nei sentimenti, sono prima figlie, poi magari sorelle, poi madri, mogli, compagne, amiche, tutto questo crea un'armonia nei momenti in cui ci si riesce e una disarmonia nei momenti in cui è più tutto difficile. Diventa complicato, è più difficile. È difficile. E d'altra parte io quasi sempre esco dalla tela con una parte del materiale che uso, perché è difficile costringere un'idea su una superficie per quanto larga sia, quindi spesso debordo. Ecco, andiamo a vedere, Carlo, non so se già questa immagine rende l'idea della matricità di questa artista, di quanto sia importante la materia. Posso dirvi che sono opere che personalmente, e non credo di parlare per molti, inducono proprio la comunicazione tattile, vi ha voglia di toccarle, di assaporarle, di sentire anche la storia racchiusa dentro, dietro questi tessuti. Di che cosa è fatta quest'opera?
Quest'opera è fatta di vari tessuti raccolti nel tempo, che magari poi unisco, alcuni per la vaporosità, alcuni invece per la rudezza anche al tatto, che mi piace lavorare con vari materiali per rendere proprio materici e resistenti e duri. Per cui è quasi un bassorilievo. Quasi un bassorilievo, esatto. Mm. Carlo, possiamo avere un'immagine laterale proprio per vedere lo spessore? È possibile? Solo se è possibile la nostra regia, voglio vedere appunto, regalare a casa, far vedere quanto può essere spessa, giustamente l'ha definita, non si parla di pittura ma quasi di un basso rilievo. Allora, vedete, è proprio la caratteristica che la contraddistingue, un'opera di dimensioni non indifferenti, troviamo di tutto nelle sue opere, e questo è questo che poi vedrete nei dettagli studio, signori, è un ciclo, l'ultimo ciclo di Susy Zucchi. Ecco, vedete, intanto è inquadrata una cerniera. Dicevo, un nuovo ciclo più intimistico, più concettuale. Ok, grazie Carlo. Allora, questo è un po' il proseguo. Abbiamo visto, abbiamo esordito in questa puntata la presentazione di Susy Zucchi qui in diretta dagli studi di Style Channel con l'opera La Donna Albero, cliccata da voi a casa all'interno del negozio virtuale appunto di Susy Zucchi, per proseguire appunto questo concetto della donna che abbiamo visto, questa trois d'union con l'opera appunto numero 3. Però entriamo nel vivo, dicevo, di questo ciclo più intimistico, più concettuale della nostra artista, opera numero 1 a parete. Allora, Susy, questo, come si arriva a questo ultimo ciclo? Questo ultimo ciclo praticamente è comunque legato, c'è un fil rouge che diciamo lega tutto il lavoro. Questo comunque rappresenta molto più il pensiero, infatti credo il titolo sia proprio pensieri, che sono delle persone la parte più intima appunto, perché certo, almeno quelle sono nostre. E nessuno le ruba, nessuno ce li può né togliere né decifrare. Allora, vediamo questa macchia in senso ovviamente artistico, di questo nero nel bianco che adesso senti il tuo colore, questa grande contrapposizione, questo grande contrasto. Penso che siamo tutti fatti di contraddizioni. Il nero è un colore che annulla e copre tutti i colori, mentre il bianco praticamente li racchiude tutti. E mi piace proprio questo contrasto, perché poi è il contrasto che viviamo quotidianamente. È vero. Senti, Susy, parliamo della tecnica. Uso vari materiali, devo dire che prima partono le mani, l'idea, poi le mani. Difficilmente so esattamente nei particolari come finirò un lavoro. Mi guida proprio l'idea, il materiale che sento più giusto per esprimere quell'idea, e quindi i materiali sono tanti, dal gesso alla polvere di marmo a colle, colori acrilici. Quindi c'è una preparazione della superficie pittorica, sì, prima, sì, che l'opera sia appunto in divenire. Sì, perché non deve essere qualcosa di applicato, deve essere legato alla tela, alla superficie a cui appartiene. Ok, ecco, allora avete visto questo contrasto che ha fortemente voluto tra il bianco e il nero, giustamente dice, siamo, ogni essere umano è fatto di contraddizioni. Il tessuto aurora inquadrato, che cos'è, Susy? Questo tessuto è una garza che viene usata nei caseifici per il formaggio grana. Io lo vado a prendere, quello usato, perché ha degli strappi e una consistenza che mi piace moltissimo. Moltissimo, ecco, vedete, quindi quanta insomma, un dettaglio bizzarro, no? Questo sì, che ci hai raccontato. Allora, opera numero 1, signori, con questa chicca che ci ha regalato, vi garantisco che non vi è nulla di preparato. Andiamo a vedere l'opera numero 2. Allora, l'opera numero 2 a parete,
Ricordiamo per tutti coloro che si fossero messi in ascolto adesso, che stessero guardando questa replica, che ovviamente questo è un ciclo più intimistico della nostra artista, quindi diverso da quello che siete abituati a vedere, a cliccare all'interno del nostro sito. Qui vediamo una sorta di geometria, me lo consenti, con questi, sì, sempre il nero, questo contrasto. Prego, Susi. Questo, il titolo credo sia Il Vuoto, che in effetti si vede dal taglio centrale del lavoro, ed è sottolineato da queste due righe che si intersecano, che sono un po' come le coordinate cartesiane. Ecco, andiamole a vedere, sali Carlo, grazie alla mia regia, andiamo a vedere proprio le linee nere di cui parla la nostra artista. Vediamola proprio nella sua totalità quest'opera, grazie. Ecco, dicevi questo taglio. Sì, perché praticamente rappresentano le linee dei desideri e del possibile. Quando la linea dei desideri incontra la linea del possibile, si crea uno spazio, un angolo, e in quell'angolo credo che sia collocabile la magia dell'arte. Bello, molto bella come definizione. E qui, Susi, i tessuti che hai utilizzato, che cosa vediamo a livello proprio di materia? Questo è un antichissimo tessuto indiano, ecco, penso per una rappresentazione teatrale. Quindi antichissimo tessuto indiano per una rappresentazione teatrale. Sì. Vedete quanta storia c'è in ogni opera, in ogni tessuto, in ogni tassello che la nostra artista ha impresso sulla superficie pittorica. Quindi questa era l'opera numero 2. L'opera numero 3, rivediamola un attimo, seppur velocemente, l'abbiamo vista, quella legata sempre al tema della donna, con il quale abbiamo aperto questa puntata. Eccola, l'opera numero 3 a parete, si vede proprio il corpetto, uno dei simboli di noi donne, e poi l'opera numero 4 dietro le spalle della nostra artista. Ecco, qui vediamo proprio delle applicazioni, adesso le vedremo, vere e proprie, addirittura l'opera che prosegue oltre la superficie pittorica. L'opera numero 4, anche qui questo taglio un po' particolare. La stessa cosa, il significato è lo stesso. È il medesimo. È il medesimo, okay. Su un concetto diverso, che sono, è il concetto, diciamo, delle parole non espresse. Tante volte ci sono parole belle che vorremmo dire e magari non abbiamo l'occasione o non è il momento giusto e rimangono lì così inespresse, ed è un peccato perché quindi nel silenzio, esatto, è vero. Ci sono queste sbavature che proprio rimangono dentro di noi. E mi piaceva questa cosa delle parole che rimangono così ad aleggiare, sospesa. Andiamo a vedere i materiali anche qui che hai utilizzato. Qua sono tessuti, tele che ho avvolto, diciamo, a formare queste specie di piccoli triangoli, cordoni, c'è un legno lì sotto. E poi mi piace ogni tanto nascondere un oggetto sotto la tela. Un oggetto piccolo, magari però coperto, non si vede, uno che piccolo non si vede, oggetto, non si vede. Sì, magari un foglio o due righe scritte, qualcosa. Bello, quindi un'opera dietro un'opera comunque. Bella questa cosa. Senti Susi, mostriamo anche per favore il libro di poesie che hai, perché secondo me facciamo, posso? Grazie infinite. Sì. Allora, lo mostriamo signori, perché è anche poetessa Susi Zucchi. Allora, che cos'è? Una raccolta? Parliamo un attimo di questo libro, sì, Susi. Una raccolta di poesie, alcune che ho raccolto, veramente le ho raccolte ultimamente per poterle regalare ai miei cari, ai miei amici. Così, beh, e anche ai nostri clienti, quindi a tutti coloro che vogliono prenotare una raccolta di poesie di Susi Zucchi. Non dovete far altro che scriverci o chiamare al numero che vedete in sovraimpressione. Grazie Susi. Abbiamo visto sempre l'albero, no? Quindi un po' questo simbolo. Di che cosa parlano queste poesie? Qual è il tema comunque principale? Spaziano, c'è un filo conduttore un po' come nelle spaziano da momenti di felicità, da momenti di tristezza, dalla natura
sollecitazioni che abbiamo, diciamo, anche così nei momenti di serenità oppure di ricordi, nostalgia, quello che fa parte del bagaglio di ciascuno di noi, che magari io ho la necessità di scriverlo. Una curiosità, è la tua prima raccolta di poesie vere e proprie, ok? Quindi fresca fresca. Ho fatto una piccola cernita così per... Quindi fresca fresca di produzione. Allora, possiamo rivedere, signori, a conclusione della puntata, questa carrellata veloce. Non vi mostriamo l'opera ovviamente estrapolata dal nostro sito, che numerosi avete cliccato. Allora, l'opera numero uno, vedete, allora ci troviamo in una fase più intimistica della nostra artista, che è partita dalla tematica della donna, comunque soggetto sussurrato sempre presente nelle sue opere. Qui il contrasto tra il bianco e il nero, perché come giustamente diceva lei, l'uomo è colmo di contraddizioni. E poi l'aneddoto del tessuto utilizzato, lo vedete appunto sulla parte inferiore dell'opera. Ecco, questa è l'opera, grazie Giulio, l'opera virtuale che in numerosi ci sembrava appunto doveroso mostrare, avete cliccato. Andiamo nell'opera numero 2, rientriamo di nuovo in studio. Vedete qui questo taglio, il colore bianco, un colore che comunque lei sente in particolar modo, ma l'utilizzo di queste di questo nero, di questi tagli in nero per marcare pensieri, emozioni, abbiamo visto le tematiche, pensieri non detti, parole non espresse, eccetera eccetera, tutti i temi che va a toccare e di cui abbiamo parlato in questa puntata. L'opera numero 3, un richiamo molto esplicito alla tematica della donna, quindi con tutte le sue sfaccettature e tutta la sua complessità. Ecco, vedete, chiaro richiamo, l'opera numero 3. Tra l'altro, Susi, anche proprio la superficie pittorica è sempre increspata, è tutto un tessuto. Sì, spesso sì. Ecco, mi piace questo, aver sottolineato questo particolare. Poi l'opera numero 4, andiamo a vedere, a proposito di parole, di silenzi, di parole non dette, che rimangono celate dentro la nostra anima. Ecco, vedete. E poi, ecco Susi, una curiosità, abbiamo parlato della tua raccolta di poesie. Se ti capita che una poesia sia legata ad un quadro o viceversa, che da un quadro nasca l'ispirazione per una poesia? Sì, spesso. Spesso? Quindi... Spesso. Ma oltretutto penso che i quadri siano una poesia in immagine, come la musica è, certo, è una poesia con delle note, è uguale... quadri, la stessa cosa, è una poesia tradotta su una superficie e la poesia è semplicemente un quadro tradotto in parole. Certo. Susi, un'ultimissima domanda prima di congedarci dal nostro pubblico. Questo nuovo anno, ci sono in programma delle mostre, tu hai fatto mostre biennali importanti. In questo nuovo anno hai qualcosa in cantiere, come si suol dire? Dovrei avere una personale e forse un'altra collettiva verso fine anno, ma questa personale è un po' impegnativa, per cui ho preso pochi impegni. Pochi impegni, ok. Mi raccomando, come sempre, spedisci le locandine delle varie mostre ed eventi che ti riguardano, che noi poi pubblicizzeremo all'interno della sezione mostre, all'interno del sito di affordableartpoint.com. Allora, io vado a salutare la mia graditissima ospite. Grazie Susi per essere la sua prima intervista, sei stata veramente brava. E poi, come dico sempre, signori, sono le opere che parlano dei nostri, per i nostri artisti. Comunque, ospite elegantissima, molto raffinata. Grazie infinite, Susi, di essere stata qui. Rimani qui con me, perché sai adesso che cosa facciamo. Andiamo a salutare Carlo e Giulio alla regia, le nostre centraliniste. Per queste repliche, signori, mi raccomando, entrate nel nostro mondo di YouTube, in Style Channel Order, non andate via, perché io vi saluto, ma brevissimo break pubblicitario e poi, come sempre, i nostri programmi proseguiranno sui nostri canali multimediali. D'Alessandro è tutto, grazie infinite.